Perché il 2021 non è che viene ancora oggi, usiamo parole come servire, fedeltà, parole antiche. Lo facciamo perché 200 anni fa, nel 1825, il nostro padre, il generale del tempo, decise che avevamo bisogno di un regolamento, il regolamento generale, e lo per scrivere a un gesuita. Questo regolamento è attualmente in vigore a seguito delle piccole modifiche, qualche adeguamento sicuramente, ma le sue parole sono piene ancora di sacralità ed è per questo che noi ancora facciamo in termini servizi, fedeltà. È un regolamento che la cui sacralità ha fermato le battaglie che abbiamo avuto nel tempo per tenere unito il nostro paese dal risorgimento post congresso di Vienna, dal risorgimento post da quello che stiamo vivendo adesso. Questo è il motivo per cui, come diceva Don Salvatore, la Vergine Maria è la nostra protettrice. E alla Vergine Maria è stato dato la bella tua fedelis, fedele, in ragione del nostro mondo, nei secoli di fedele. Un motto che è cambiato recentemente, nel dopoguerra, e che ha sostituito quello ancora più importante, usi obbedire il tacendo e il tacendo morire. Quanto credo c'è ancora oggi le parole che usiamo tutti i giorni in maniera libera. E soltanto la Beata Vergine Maria potrebbe essere la nostra protettrice. La Madonna, che guarda 117.000 carabinieri tutti i giorni, e altrettanti ex, e altrettanti ex che continuano a servire questo paese. I carabinieri d'Italia, un capitale umano, sociale che questa provincia vede circa 1.000 donne e uomini impegnati nel bene comune insieme a quella che il nostro signor prefetto chiama la squadra delle istituzioni, la squadra dello Stato, la squadra, il confidenza, fedeltà, forza, il giuramento prestato alla Repubblica Italiana, alla nostra gente, alla nostra nuova famiglia, un giuramento di fedeltà che diventa una missione per noi, al fianco di Dio, al fianco di una voce, una missione di vita, servendo il silenzio delle nostre paure, che spesso sono tante. Una fedeltà che soltanto la patrona celeste ci può dare. Una precisa caratteristica dell'arma dei carabinieri, un'arma di soldati di questa parte. Soldati. Soldati che non possono tradire i propri ideali. Non possono tradire. Pena di inferno. Il mio pensiero oggi va a tutti i decorati, a quelli che hanno stato curati, ai decorati dei giorni militari, alle medaglie d'oro, d'argento, di bronzo, al valore e al militare e civile, coloro i quali nel sacrificio, nel silenzio, talvolta nel segreto, hanno lottato contro gli oppressori di questo pianeta. Il pensiero va ovviamente ai nostri caduti, e anche quest'anno sono tanti. E alle tante, tante, sempre più belle. E ovviamente ai Papa, a cui è dedicata in fondo questa giornata. Orfani che diventano figli d'arma. Un'arma, una famiglia che non dimentica nessuno. E perché oggi celebriamo la Vergine Fidelis? Per ricordare tra tanti atti eroici, uno in particolare accaduto 80 anni fa, in terra patria, a Cuba. Era il 21 novembre. Io tengo tantissimo alla storia perché rappresenta le nostre radici, lo dobbiamo ricordare sempre che siamo. Il 21 novembre, 80 anni fa, in
terra d'Africa, appunto, il primo battaglione carabinieri che è mobilitato si immolò coscientemente, si immolò coscientemente. Rimasero per 3 mesi a difendere un caposaldo, per 3 mesi, senza cibo, senza munizioni, attaccati dal cielo e dal terra contro il nemico. Perché si immolarono scendere? Per proteggere dagli altri in fuga. Questo gesto eroico fece conferire alla nostra bandiera di guerra la seconda medaglia d'oro al valor militare, dopo quella che la bandiera aveva ricevuto a termine del primo soldato. E per ricordare chi siamo stati, chi necessariamente dobbiamo continuare ad essere nel nostro duro impegno, nel nostro eroico silenzio, al fianco dei nostri cittadini. Leggerò la passata. Medaglia d'oro al valor militare, concessa dalla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri per i membri del primo battaglione carabinieri stato tempo pubblicato in Terrafica. Glorioso veterano guerra e cimenti bellici, destinato a rinforzare un caposaldo di tale importanza, diventava attrice di etica resistenza. Apprestato saldamente a difesa l'impegno settore affidato, per 3 mesi affrontava con indomito valore la violenta aggressività di preponderanti a due delle forze, che conteneva, rinduzzava con la dacia di controffensivi, contribuendo decisamente alla dolorosa resistenza dell'intero caposaldo ed infine, dopo aspre giornate di alterne giugno, a segnare per l'ultima volta in terra d'Africa la vittoria delle nostre armi. Delineatasi la crisi, deciso al sacrificio supremo, si saldava graniticamente agli spazi difensivi e li contendeva al soverchiante avversario in una sanguinosa, impari lotta corpo a corpo, nella quale comandanti e carabinieri fusi in solo e ogni corpo, simbolo delle virtù italiche, immolavano la vita perpetuando le gloriose tradizioni dell'anima. Culto a lui. Agosto, novembre 1941.